Ciao, benvenuto. Qui di fianco vedi degli altri miei progetti che trovi sul mio canale. Quindi iscriviti così non ti perderai i miei prossimi video, che sono circa uno alla settimana. Oggi però ti spiego come può funzionare un calibro ventesimale, uno strumento di misura molto molto preciso. Ti spiego come si legge e come si usa. Il calibro è un oggetto realizzato in acciaio, ben lavorato e molto preciso. Abbiamo una struttura fissa che viene chiamata regolo. Su questo regolo scorre una parte detta nonio. Nel nostro caso specifico, questo calibro è un ventesimale, cioè ogni tacca incisa sul nonio ha un valore di 0,05 mm, mentre se il calibro fosse cinquantesimale, allora ogni tacca corrisponderebbe a 0,02 mm. Posso fare diverse misure con il calibro. Posso andare a fare una misura esterna di un pezzo tramite queste ganasce. Posso andare a fare invece una misura interna tramite questi due puntali e posso andare a fare una misurazione in profondità tramite questo cursore. La misura la si ottiene combinando la parte che c'è fissa sul regolo combinata con la misurazione che si ottiene sul nonio. Andiamo a fare un esempio pratico per semplicità. Prendo un pezzo a caso, l'ho preso un po' grosso in modo da fare una misurazione più visibile. Come prima cosa stringo le due ganasce in modo che siano perfettamente aderenti al pezzo. Tutto quello che trovo prima dello zero inciso sul nonio è la misura in millimetri. In questo caso lo 0 viene prima del 3 del 39, viene prima del 39, quindi io avrò 38 mm, più devo associare la misura del nonio. Come faccio? Sul nonio devo andare a vedere la lineetta che si centra meglio con quella, con una di quelle fatte sul regolo. Il segno sul nonio che trovo meglio allineato è questo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vuol dire che è 90, quindi avrò la misura 38,90 mm. Per andare a vedere la misura interna, prendo il mio pezzo, introduco le due aste e le faccio scorrere. In questo caso ho la misura interna del mio pezzo. Anche qui la stessa cosa. Il mio valore qua prima dello 0, prima della prima tacca del nonio, è 3, quindi avrò 30 mm, e la tacca che meglio si avvicina, la prima tacca che meglio si allinea con una del regolo è questa, quindi avrò 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vuol dire che è 30,40 mm. Ora andiamo a vedere come invece funziona il profondimetro. Il pezzo da misurare è questo. Introduco la mia asta, faccio scorrere il mio nonio al massimo della
della profondità, e anche qui la stessa cosa. Il valore antecedente alla lineetta è il valore in millimetri, quindi in questo caso avrò 21, e anche qui devo cercare la lineetta che meglio si abbina. In questo caso è questa. Questa qui. Questa. Quindi farò 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quindi è 21,70. Ok ragazzi, spero di essere stato d'aiuto. Per qualsiasi domanda su come si usa il calibro o se non sono stato chiaro, se volete farmi delle domande, mettete in descrizione. Un like è sempre gradito e una condivisione ancora di più. Quindi iscrivetevi al mio canale, così mi sostenete. E buon lavoro a tutti. Ciao ragazzi.